festa di San Giuseppe, di solidarietà ai due club Agrigento Valle dei Templi e Zolfare, oggi insieme qui per preparare, diciamo, i cibi e poter dare il loro contributo. Oggi insieme all'amico del presidente del club Zolfare di Aragona siamo qui per festeggiare la festa di San Giuseppe in occasione del cucinare, distribuire i pasti proprio a queste persone che hanno di bisogno. Un giorno molto particolare che noi ricordiamo e come Lions siamo sempre presenti dove c'è bisogno. Oggi insieme a Giuseppe ci siamo programmati per venire qua, abbiamo fatto una piccola donazione che daremo a Sostellina e quindi tutto il team, tutta la squadra dei due club sono qua oggi per cucinare e poi distribuire questi pasti alle persone che verranno in questa occasione. Presidente, anche il vostro club ha cercato di sponsorizzare l'evento? Sì, naturalmente questo addirittura è il nostro terzo anno, insieme sempre al club di Gioacchino, Valle dei Templi, che distribuiamo e prepariamo la minestra di San Giuseppe. Naturalmente colgo l'occasione per fare gli auguri di buon onomastico a tutti i Giuseppe e a tutti i papà che ci seguono. Grazie. Oggi giornata di San Giuseppe, si prepara la minestra, ma la mensa della solidarietà vede due protagonisti, il Lions Club della provincia di Agrigento. Ecco, ci racconti un po' di questa esperienza, di questo impegno quotidiano che voi svolgete verso chi ha bisogno. Intanto grazie a voi e grazie anche attraverso questi microfoni a quanto non sono presenti, ma che ci sostengono, diciamo, quotidianamente e con il servizio, sbracciandoci e sostenendoci con gli alimenti vari che arrivano. Veramente dobbiamo ringraziare il Padre Eterno e oggi ringrazio San Giuseppe, Padre della Divina Provvidenza, che non ci fa mancare nulla. L'esperienza ormai è un'esperienza consolidata di più di 25 anni. Che dire, ringraziamo solo il Signore per questo tempo. È chiaro che dal Covid c'è stato un cambiamento di rotta, non è stato più possibile far rientrare dentro e consumare il pasto comodamente seduti e ancora manteniamo questo perché la sicurezza che il Covid non ci sia, non c'è. Tra l'altro le persone che arrivano non sappiamo la provenienza, loro stessi tante volte non mi fanno dire da dove vengono, per cui abbiamo preferito, per ragioni anche di sicurezza sanitaria, di mantenere, diciamo, questo iter, quindi non consumandolo qui, comunque il pasto, forse ancora più abbondante di prima, gli si dà, diciamo, ad asporto, ognuno se lo consuma dove meglio le consono, però dentro il sacco del pasto non manca nulla, anzi c'è un di più, perché mentre qua determinate cose magari non lo voglio, lo faccio, là quello che trovano consumano, ecco. Quanti sono i pasti che quotidianamente preparate? Allora, per ora è un periodo che siamo a quota 100, diciamo, però la situazione oscilla, ci sono giornate di 80, giornate di 90, giornate di 120, dipende un po' il movimento che arriva. La cosa bella è che chiunque viene e bussa a questa porta non se ne va con le mani e questo è la cosa, il miracolo di ogni giorno, io lo chiamo. Perché non è che sappiamo noi già a priori quante persone verranno, però nessuno se ne va con le mani vuote. E questo è veramente segno della benedizione di Dio, è un'opera sua ed è Lui, nonostante tutto, che te lo porta avanti, servendosi di braccia fragili, semplici, di persone che hanno comunque nel cuore il desiderio di servire i fratelli meno fortunati. Dico, volevamo aggiungere una cosa, insieme al club Zolfare Aragona, noi tutti e due oggi faremo una piccola donazione che consegniamo a Suor Stellina in questa occasione.
il presidente Annone consegnerà la busta con il contributo che i due club danno alla mensa della solidarietà. Avete visto la provvidenza? Questa è provvidenza, come dice lei, noi siamo, oggi stiamo ricevendo, non stiamo donando. Allora, quindi tutti dall'alto. Diciamo allora a maggior ragione quello che dicevo poc'anzi, un grazie a Dio che ci guarda, ci guida, ci sostiene, anche con questi muri. Grazie.